Buongiorno, sono Fabiola Romani, la conduttrice del TGLT4 blog. Ultima ora, passiamo alle notizie. 90, accordo comune ARPAB. L'Agenzia per l'Ambiente manterrà la sede in paese e garantirà monitoraggi gratuiti. È stata rinnovata la convenzione in essere dal 2013 tra Comune di Noventa e l'ARPAB, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale. Il Consiglio comunale ha dato il via libera alla sottoscrizione del rinnovo. Stavolta la convenzione avrà durata quinquennale. È dal 2013 che Noventa mette a disposizione dell'ARPAB alcuni locali di proprietà pubblica, per assicurare la permanenza di un presidio dell'Agenzia per l'Ambiente nel Veneto orientale. Come contropartita, l'ARPA garantisce al Comune alcuni servizi gratuiti di monitoraggio ambientale. Abbiamo ritenuto necessario incontrare le rappresentanze di ARPA per poter delineare insieme delle azioni che potessero andare anche a miglioramento di quello che era il precedente accordo, spiega la vice sindaco Rosanna Concetti. La nuova convenzione prevede che il comune conceda ad ARPAB in uso gratuito i locali di proprietà pubblica, garantendo così una sede sul territorio per ridurre i tempi di intervento dei tecnici nella parte est della città metropolitana, soprattutto nel periodo estivo. In cambio, nel caso di segnalazione di odori molesti, ARPA fornirà alla polizia locale canister per i campionamenti dell'aria e successivamente eseguirà gratuitamente le analisi di campioni prelevati per un massimo di 10 interventi annui. ARPA svolgerà senza oneri per il comune anche delle attività concordate di monitoraggio di aria, campi elettromagnetici e rumore per un massimo di 5 servizi l'anno. Infine, svolgerà attività formative in tema ambientale per il personale comunale. Bibbione, 18enne austriaco, si tuffa dal pedalò e picchia la testa nel basso fondale. Eli trasportata a Mestre, estate, tempo di mare e purtroppo anche di comportamenti incoscienti, come i tuffi su acque poco profonde e quanto accaduto nel tardo pomeriggio di oggi a Bibbione, attorno alle 19, quando un 18enne austriaco si è tuffato dal pedalò sbattendo la testa sul basso fondale, nell'area del Lido del Sole. Pare che il giovane in vacanza nella località con amici stesse facendo una gara di tuffi con coetanei, forse un errore di valutazione sulla profondità. Fatto sta che ha battuto con forza la testa contro il fondale. Alla richiesta d'aiuto dei giovani, vedendo che l'amico non riusciva a muovere gli arti inferiori, è intervenuto il personale di Bibbione spiaggia, allertando anche gli operatori sanitari del punto di primo intervento. Nella piazzola indicata per l'elisoccorso, al lato della rotatoria che interseca via Basele che Concorso del Sole, è stato fatto giungere alle 19:26 Leone I di Treviso, emergenza dove è stato caricato il ferito per essere trasferito all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Fortunatamente il giovane durante le operazioni di soccorso sembra sia sempre rimasto cosciente. Spetterà ora alle indagini strumentali sciogliere i dubbi sulle condizioni di salute. Il TG finisce qui, io vi ringrazio di avermi seguito, ci vediamo alla prossima, un saluto da Fabiola Romani, ciao!